Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questo appuntamento con la clinica fondamentale. Di cosa parleremo oggi? In realtà, Doc Nico, io avrei un dubbio, nel senso che vagolando sull'etere e sull'internet mi sono imbattuto in gentaglia che deturpa i modelli da così per come sono, modificandoli a suo gusto e piacimento. Secondo me è una piaga questa, sì, che dilaga. Cioè, nel senso, c'è il bel, la box art della scatoletta, esatto, perché non rifare tutti i modelli uguali alla scatoletta. Ci sono anche le istruzioni. Ci sono anche le istruzioni da seguire. Quindi, certo. Okay. E quindi. Chi è costui? Non lo so. Che brutta faccia. Io abito qua di fianco. Continuo a sentire di gente che dice che bisogna lavare i pennelli col balsamo. Adesso capita una tenda perché siamo in un parco. Dare i modelli quando li finisci, bisogna montarli come da scatola. Si sega. Ci parli un po' di questa cosa. Lei, ma chi è? Cos'è? Perché? Ma che modo è di trattare i modelli? Cioè, qua ci vuole modellismo da strada. Modellismo da parchetto più che da strada, io direi. Parchetto, modellismo da ghetto. Cioè, se c'hai in mano una spada... Il modellismo bro! Bro, cioè, se hai in mano una spada, no, devi mettergli in mano un'ascia. Perché? Perché sì. Perché zio, l'ascia! Perché sì, spacca! Perché è giusto così, ragazzi. Cioè, voi comprate i modelli... È un morbo dilagante, così ti pigli subito. E poi dovete spendere il doppio per prenderne altri con cui modificare i modelli che avete comprato, giustamente. Per modificare i modelli modificati! Se non avete paura. Se avete paura, fate come Nico. Prendete il modello, lo dipingete come sulla scatola. C'è una... Sfida, qui c'è una cosa e io lì. Qui si scontrano così. Mi si scontrano due mondi, quelli del modellismo puro con questa gentaglia, invece, questa gentaglia raccolta qui nelle strade, nei ghetti, nei postacci, che mi esce fuori dai tombini, da dei cumuli praticamente di rumenta e ciaccica cose sui modelli. Cioè, no? Quando alla sera avete finito di bere il latte con i biscotti, scendete per strada, sono le 8 di sera, tutto buio, cioè il ghetto, no? Nel senso, è lì che mi esce il modellista con le modifiche. Sei lì col di modello, notte, opera di notte, col favore delle tenebre. Che figura fai con i tuoi amici del parchetto? Cioè, comunque gente aggressiva, gente che ha bisogno, cioè, di vedere il modello fatto bene, ti mena. Sì, ti spacca le gambe, così che ho imparato io a fare i modelli. E infatti vedo che sei rimasto piccino. Sì, 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 ma è tutto qua, la massa è tutta qua. Sulla spalla? Sì, solo qua. Purtroppo è solo qua, dalla nascita, però è solo lì. Però ce n'è. Ce n'è. Sì, mi serve per tanti. Dovete essere anche forti, ragazzi, se volete fare le modifiche. Beh, si spinge, quando si taglia lo spesso, la modifica, la certo. Spinta di spalla. Si scuda, si smuove, cioè, non è una cosa facile. Questo. Questi sono i modellisti puri, avete visto, ragazzi, come trattano gli altri. Pensano di essere chissà chi. Trattiamo, ma noi siamo terra a terra. Noi siamo il 99%, loro sono l'1%. Dovete stare con me, ragazzi. Di cosa soprattutto? Non lo so. Del modellismo. Del modellismo di del chi? Modellismo. Del modellismo perché? Il potere è nostro. Come? E adesso, ci si fa il potere. Come si fa una modifica? Come viene idealizzata una modifica? Allora, prima di tutto... Prima di venire qui a raccontare che la sera in ginocchio sui cocci di vetro nei parchetti si fanno le modifiche. Con latte e biscotti. Come si progetta e si realizza, come nasce una modifica di un modello che già di per sé è ben congegnato e bello? Allora, in realtà bisogna partire dal presupposto che il modello fatto così com'è non va bene. Perché? Cioè, nel senso, il modello è brutto. Il modello da box art è brutto. Cioè, perché? Voi dovete mettervi in conto che andate al negozio, vi fate questo esercizio mentale, vi scorrete tutte le scatole e poi andate allo store manager e dite no, però il canife così fa cagare. No, però gli elfi... Noi ci discostiamo totalmente da questa visione archi... del mondo distorta. C'hanno la gente che ha abusato bene. Di speed, probabilmente. Che difendono il potere, come difendono l'establishment. Invece vado contro. Hasta il modellismo sempre! Hai visto? Siamo arrivati a quei livelli lì, ma è brutta gente. Dopodiché, dopo che vi convincete che il modello è brutto, non potrete più tornare indietro. Cioè, da quel momento in è poi... È il lato oscuro del modellismo. Qualsiasi uscita questo. Direte, però cavolo, quello lì con l'elmo non va bene, bisognerebbe mettergli la testa senza elmo. E vi renderete conto che siete finalmente arrivati a come dovete essere. Quindi mi dici che si comincia così, comincia modificando, esatto, una testa. Esatto. Sì, una testa con elmo, sì, da una testa senza elmo. Sì, infatti la seconda regola è, cioè, partite... Quindi scapocchiando un modello, di fatto. Perché... Partite bassi, cioè... Anche semplicemente, fly down, togliere, esatto, anche semplicemente togliere un elmo, mettere una testa, può cambiare radicalmente un modello. Due mani sinistra un modello. Esatto, quello poi, se fai il caos, è definitivo. Però partite
piano, cominciate già dall'idea, cioè non partite subito dal fatto di prendere un modello, devo farlo in 5 secondi. Cioè io per esempio mentalmente, ma perché sono fuori di testa, prendo il modello. Questa è la conseguenza di questo tipo di approccio al modellismo. Esatto. Vi ridurrete che però così. È quello giusto. Però con delle spalle piene giusto. Di massa. Sì, sì, qua, mamma mia. E io mi metto lì, guardo il modello, comincio a pensare come potrebbe essere, poi mi sparo tipo 20-30 minuti di musica. No, così musica. Solitamente rock, anni 80, roba del genere. Così con tutte quelle tastierine, quelle pianoline. Pip, 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 pip. E cominciate a immaginarvi, tipo, no, però potrebbe stare una bella arma a due mani qui, come posso fare? E iniziate a fare i cosiddetti gli swap, quindi cioè prendete un pezzo più o meno simile, se non magari di uno stesso kit, per esempio, se prendete il range degli Stormcast o degli Space Marine, fondamentalmente sono, cioè, tipo i Playmobil, cioè prendete qualsiasi cosa di qualsiasi kit e è tranquillamente compatibile, e iniziate, e cominciate così e vedete un po' come li mettete. Vedo un modello. La modifica mi nasce già lì, cioè se lo vedo, cioè so già come voglio modificarlo, o mentre ci appiccico pezzi sopra a caso di altri modelli più o meno compatibili va avanti questa modifica? No, secondo me bisogna partire da avendo un'idea precisa, cioè prendere magari un range, dire ok, mi piacciono gli Stormcast, perfetto, però mi piacciono gli Stormcast più selvaggi e meno puliti. Quindi hai già una linea guida, a questo punto ti chiedi... Quindi nasce da un'esigenza, di avere un modello che in realtà non c'è. Sì, quindi si parte da un modello esistente per creare un qualcosa di più personale. Cioè le modifiche tipo quelle che si facevano nella scorsa edizione del Signore degli Anelli, quando non era specificata che arma avevano in mano le persone e tutti volevano l'ascia, e vedevo gente che modificava Galadriel con un'ascia a due mani in mano, questa roba è da galera. Signora modifica, tra l'altro. Sì, ma potrebbe anche essere scolpito da Michelangelo, ma io vedo quella roba e poi voglio la galera, cioè subito, tipo, questa roba non funziona. Per il tipo che ha massacrato il modello di Galadriel, ovviamente. Cioè la modifica con quella, con qui quel ci fine sono stiamo capendo che ci sono dei limiti. C'è un'etica della modifica, ragazzi, c'è un'etica della modifica. Se la modifica è per trassare, no, allora non voglio avere niente a che fare. Cioè i fini ai meri fini di gioco non ci interessa. È peggio di fare le cose da box art. La modifica per trassare è peggio di fare la cosa di box art. Cioè è peggio, è molto peggio, ed è da tutto dire. E quindi cosa consigli? Io consiglio a chi volesse provare il lato oscuro del cioccolato del biscotto. Io consiglio, prima di tutto, sceglietevi un range di modelli che sono facilmente modificabili, tipo se fate il 40k gli Space Marine. Cioè il range di Space Marine vi presenta 500 scatole diverse che sono tutte compatibili tra di loro, quindi già lì partite bene perché non avete il problema, non so. Facci un esempio pratico, tipo? Per esempio la scatola della Stengard. Io ogni 2 mesi compro una scatola della Stengard. A caso, così? Sì, perché ha dentro tutto. Cioè ha dentro tutto, ha dentro tutte le armi da tiro, tutte le armi da CAC. È perfetta quella scatola. Se uno vuole fare anche una squadra normale di Marine e magari aggiungergli qualcosina, tu vai a cacciare la mano sporca di Nutella dentro la scatola e tiri fuori quello che c'è sopra la mano. Hai rovinato i pezzi che hai tirato fuori, ovviamente, perché la mano è sporca, però sono bei pezzi, però, che si possono usare per tutto. Mi descrivi questo processo e alla fine è un processo dal quale nasce la Deathwatch. Esattamente così che è nata la Deathwatch. Infatti io gioco la Deathwatch perché è già Nutella, cioè pura Nutella. Lo spallaccio non è argento, è la carta stagnola sopra la Nutella. Cioè dietro c'è del cioccolato dentro il braccio, che sa di Nutella. Quello è il segreto che non vi diranno mai sulla Deathwatch, che loro non vi diranno mai sulla Deathwatch. Noi ci discostiamo, come al solito, da queste parole così buttate lì a caso, da questi personaggi raccolti, nostro malgrado, per la strada, ma un pochino di spazio anche a loro bisognava darlo, giusto? Perché anche questo è un lato del modellismo. Tipo recentemente si sono visti online, che ne so, modifiche di Space Marine per farli diventare Valchirie degli Space Wolves. E in realtà, nel senso, poi anche qui gli approcci, in realtà il modellismo sono variegati e ce ne sempre di più. Il bello delle modifiche è proprio quello di poter realizzare una fantasia, cioè un modello che magari oggi ancora non esiste, quindi attraverso le modifiche noi possiamo realizzare modelli che abbiamo concepito e quindi dar sfogo, creare, rendere reale una nostra fantasia tramite il modellismo. Ci permette anche questo. Poi se volete sapere di più, come al solito, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al nostro canale, campanellina ding per ovviamente tutte le notifiche dei nuovi video. Se volete
sapere di più su certi personaggi, in questo caso ringraziamo Simone per la partecipazione da parchetto, quindi il modellismo da parchetto che è venuto nella nostra rubrica odierna. Per tutto il resto siamo a disposizione. Ciao! Pi 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 p